Jorginho ha recuperato, ha avuto un paio di giorni con la febbre, però ha recuperato, poi adesso vedremo se sarà della partita o meno, comunque è disponibile. Sembra quasi fine agosto, inizio settembre, no? Quando comincia il campionato dopo un mese di sosta. Sì, perché fai dei carichi di lavoro abbastanza intensi durante le settimane che precedono poi diciamo il campionato, quindi anche a Roma abbiamo lavorato molto bene, duramente, e quindi qualcosa viene fuori, qualche acciacchino viene fuori, anche perché è una cosa nuova anche per noi. Però direi che adesso sommato abbiamo recuperato bene quasi tutti i giocatori della rosa, e a parte appunto l'infortunio di Albertazzi e qualche altro. Lo Spezia per Mandorini e per Bordin non è una partita come le altre? No, mister allenato, io ho giocato per lui in quella che adesso è la mia città, dove io vivo, sì, vicino a Spezia, però ormai ho scelto di vivere con la mia famiglia a Spezia, e quindi vivo lì, e è un'emozione particolare perché si ritrovano persone che conosci, lo stadio dove ha giocato per tanti anni e dove lui ha allenato per tanti anni, quindi è un'emozione particolare, cercheremo di vincerla appena entrati in campo. Un Verona che appunto riparte dopo la sosta, riparte dopo i tanti punti fatti, 7 nelle ultime 3 di campionato in gare difficili, uno Spezia che però ha cambiato allenatore e punta a tornare nelle zone alte, uno Spezia che, lo sapevamo inizio campionato, è molto ambizioso. Molto ambizioso, no? Anche loro hanno fatto qualche acquisto recentemente, e hanno sistemato un po' la difesa con un ottimo acquisto del centrocampo con Musacci e con Guarra in porta, che è un giocatore, un portiere d'esperienza che dà sicurezza. È sicuramente una società ambiziosa, la piazza lo richiede perché la piazza proprio ha fame di calcio e sono molto ambiziosi, vogliono sempre arrivare all'obiettivo finale. Del resto anche l'Hellas, insomma, ha operato molto bene sul mercato e cercheremo appunto di fare una bella partita. Di qua alla fine ci saranno ancora molte, molte gare da disputare, però di sicuro Spezia è una gara molto importante per noi. Un'ultima cosa, un Verona che per gli uomini che ha preso può scegliere, credo, no, il 4-3-3 classico o magari una o due mezze punte dietro Caccia. Ma i moduli poi ce ne sono sempre tanti, e l'importante è che poi il giocatore o la squadra abbia l'atteggiamento giusto, l'approccio giusto alla partita e che si prepara poi in settimana, quindi quello che conta è la persona, il modulo poi alla fine conta, ma poi non tanto.